penso che siamo oramai quasi tutti, aspettiamo magari un altro minuto e poi iniziamo. Che dite, visto che è subito dopo pranzo e magari qualcuno ha fatto un pochino più tardi per prendere il caffè? Iniziate un attimo che ci presentiamo con questa cosa di cam per il motivo e poi attacchiamo con la presentazione. Io direi di andare avanti, così giriamo questo, ci portiamo di là, che secondo me è più informale piuttosto che sta qui in cattedra, mi sembra da vecchi. Tu riesci a gestirlo da là? Sì, lo giri. Sposto qua, ci sono abituato, ora come faccio lezione. Vai, vai. Così faccio anche qualche foto. Ah, buongiorno a tutti, mi presento, sono Nuzzo Emiliano di Verto Group. Ci mettiamo un po' davanti perché tanto non ci piace questa cosa della cattedra in questo senso. Allora, partiamo dalla necessità che rappresenta un po' il cluster dell'internazionalizzazione che si sta venendo a creare a Matching per approcciare i mercati, per approcciare i mercati stranieri con dei budget un pochino più ridotti rispetto alle classiche necessità delle imprese che hanno. Molto spesso si cerca di approcciare a un mercato straniero perché è di moda o perché qualcuno ha sentito dire che c'è una situazione interessante, soprattutto ricca, soprattutto dove è facile vendere. Queste cose non sono poi così vere, almeno non per tutti, nel senso che il mio prodotto in un mercato può essere un prodotto che va revisionato, rivisitato in qualche maniera. Noi cerchiamo di dare a un'azienda la possibilità di interagire con il mercato straniero utilizzando quello che internet in questo momento mette a disposizione. Quindi questa sarà un po' un overview su tutte quelle che sono le possibilità che offre il web 3.0. Quindi non più una realtà virtuale, ma una realtà concreta che può modificare la realtà attuale di tutti i giorni, quella fisica. In questo caso vedremo come attraverso questi strumenti sia possibile analizzare preventivamente il mercato, se è un mercato adatto al nostro prodotto o al nostro servizio, e capire poi quale tipologie di investimenti successivi fare in base alla risposta che avremo. Perché alcuni servizi scopriremo che magari in questa fase di analisi sono non completamente tarati per un prodotto che vogliamo portare in quel mercato. E noi di Verto Group abbiamo un'esperienza trasversale ai mercati, ai prodotti e ai servizi all'estero. Il gruppo è formato da una divisione linguistica piuttosto importante anche dal punto di vista numerico, perché per noi le lingue, quindi le traduzioni, quindi la comunicazione internazionale sono le chiavi per il corretto approccio con l'estero. Altrimenti andare per esempio con l'inglese in Russia in molti casi significa anche offendere l'interlocutore, perché qualcuno è diventato snob nel frattempo, sanno benissimo che hanno la possibilità di acquistare e di pretendere il prezzo e di pretendere anche la lingua. In questo periodo vediamo molto spesso che i company profile delle aziende, i cataloghi, le email, le comunicazioni corporate diventano molto più efficaci e interattive banalmente utilizzando il russo, perché moltissimi oramai si spostano verso l'interlocutore. L'inglese non è purtroppo più la lingua principale di business, anche se la comunicazione viene piuttosto facile, ma abbiamo delle zone dove le persone magari l'inglese non lo capiscono così bene, dove è facile fraintendersi, dove è facile avere dei problemi, quindi l'improvvisarsi in questo caso non va più bene come pensavamo una volta. Noi lo vediamo molto spesso quando viene creato un cluster di imprese e viene accompagnato all'estero. Molto spesso le imprese hanno del materiale inadatto alla presentazione perché è stato fatto da qualche amico che magari parlava bene ma non aveva il linguaggio tecnico settoriale. Ecco, noi basiamo sulla comunicazione, su quello slogan che magari è costato tempo e denaro a un'azienda in italiano, banalizzarlo in un'altra lingua. I social network, come la comunicazione cartacea, telefonica o via mail, hanno la stessa necessità, hanno bisogno delle lingue, perché lì avremo una platea di persone di tutti i tipi, di tutti i generi, e che sono più attirate naturalmente
verso la loro lingua madre, a leggere istintivamente quelle che sono le loro, il loro linguaggio di uso comune. AdMarca in questo caso è un'agenzia di comunicazione che ci fa da partnership per questo aspetto, perché sono esperti di social network in senso stretto, quindi loro lavorano molto sui social network. In questo periodo si sta affacciando molto la necessità di essere su Facebook e su altri social, ma così come per le lingue, così come per i mercati, così come per i prodotti e servizi, non tutti i social sono adatti a noi o non magari utilizzati da soli, o molto spesso le persone anche lì si muovono su Facebook perché ce l'hanno tutti e credono che sia il modo migliore per veicolare i loro servizi, in questo caso i loro prodotti. Scopriremo che in realtà, come nel marketing mix, ci sono differenti modalità di approccio ai mercati esteri, differenti risposte, e che poi servirà molto avere la percezione della propria azienda e del mercato verso cui ci rivolgiamo. Se io faccio servizi B2B, probabilmente avrò degli altri network, degli altri social network o business community molto più utili rispetto magari a un social che è prettamente goliardico, di ricerca di amici, di ricerca di contatti, ma a livello amichevole, di un qualcosa di più privato come potrebbe essere Facebook. Se però ho un prodotto, un servizio magari di massa, quindi più consumer, allora avrò sicuramente la possibilità di utilizzare Facebook. Importante però che, come tutte le cose, noi non ci improvvisiamo mai giudici e avvocati di noi stessi, ma cerchiamo di capire che cosa ci offre il mercato per poter scegliere anche lì al meglio. Adesso volevo introdurre la mia collega, così passa con la presentazione. Io mi chiamo Nadia Stacchiotti e lavoro per l'AdMarca, come diceva Emiliano, che mi ha abbandonato, faremo poi in tandem questa presentazione. Ci occupiamo, siamo un'agenzia di comunicazione che negli ultimi anni ha volto la sua attività sempre più sui social network, perché le classiche brochure, i cataloghi che ancora continuano ad esistere non hanno più la loro efficacia se non sono comunque affiancati da una strategia social. Come diceva giustamente Emiliano, i social sono tantissimi, non so quanti ne conosciate e su quanti siete presenti, certo, si iniziano sempre queste presentazioni, chi è su Twitter, chi è su Facebook, ce ne sono tanti, ognuno ha una propria peculiarità, vanno conosciuti e sicuramente usati in maniera strategica, ed è quello che vedremo oggi, ci possono aiutare molto nel nostro mercato attuale, tantissimo nell'approcciare o comunque quando si è all'estero, perché sui social network le barriere spaziali non esistono più e essere comunque, anche se ogni volta che si va su un social network comunque si è sul mondo e non si è semplicemente nella propria città. Quello che vogliamo proporre oggi è capire come l'internazionalizzazione, abbiamo visto già solamente nel nostra parte dello stand, che è qui dietro, poi se ci volete venire a trovare, che molti propongono questo progetto. È ovvio che in un mercato come quello italiano, dove speriamo di vedere dei segnali di ripresa, si guarda con molta attenzione a quello che succede all'estero. In alcuni mercati ovviamente sono molto interessanti perché c'è un fermento, c'è un'effervescenza, ci sono delle crescite comunque interessanti e quindi tutte le aziende, dalle più grandi alle più piccole, sono interessate a poter andare o comunque a capire cosa succede su questi mercati. Come si fa a cercare un mercato estero? Ovviamente ci sono tanti modi, dipende ovviamente poi dal mercato, quanto è lontano, quanto è vicino, quanto è simile a noi o quanto è distante da noi. I metodi, diciamo, tradizionali, poi ovviamente si conoscono, adesso quindi ho fatto un piccolo esempio, possono essere fare delle fiere all'estero. Si va nel paese di interesse, si cerca la propria fiera di settore, si prova e si va. Si cercano degli accordi commerciali, una rete vendita, comunque dei distributori, poi ovviamente dipende sempre dal settore in cui siamo. Oppure, in maniera molto più che va fatta, si prende un aereo e si va, che possono essere viaggi corti, ma possono essere anche dei viaggi molto lunghi. È ovvio che per fare tutto questo qui servono comunque dei grossi investimenti, investimenti che non sono solamente investimenti in termini di risorse economiche, che comunque ci sono, ma sono poi investimenti anche a livello di risorse umane dell'azienda, personale che deve essere formato, personale che per un certo periodo di tempo non è più in azienda ma deve andare
da un'altra parte, che deve capire come organizzarsi per approcciare un nuovo mercato. È ovvio che tutte queste cose chi vuole pensare di andare all'estero, già all'estero, le dovrà fare. Non è impensabile comunque non esserci fisicamente. Quello che, di cui vogliamo parlare oggi e discutere è vedere che ci sono dei modi che ci possono aiutare, prima di fare queste attività costose, di iniziare a gettare un po' lo sguardo in maniera interessante e proficua sui mercati che ci interessano. Ed è appunto il discorso che faremo nei prossimi 30 minuti. È possibile quindi approcciare con dei budget piccoli, ovviamente a costo zero non si fa mai nulla, a costo zero sia in termini economici ma anche in termini di tempo, i mercati esteri, è quello che proveremo a dire di oggi. E qui entra tutta la parte web. Un piccolo preambolo per dire, spero che mi diate conferma, prima avevo visto tutti quanti che avevate sguardo basso sui vostri smartphone, adesso invece guardate me, quindi forse è un pochino più interessante. Il fatto è che prima si diceva vado online, quindi vado a casa, la prima cosa che si faceva ci si metteva avanti al computer, no? Tante volte, quante l'avete fatto, si accendeva la postazione fissa e si stava lì. Ora questa è un'abitudine che da qualche anno forse si sta un pochino abbandonando. Per quale motivo? Perché non bisogna mettersi avanti al computer, si prende il proprio cellulare, cosa che si fa tantissime volte al giorno, il proprio tablet, e siamo già sempre connessi. Alieni. Sì. Quindi? Ah, finita. Vado. Prova. Ah, ok. No, tranquillo. Ed ecco che appunto dire essere online o essere offline è qualcosa che quasi non ha più senso, perché in maniera automatica, dai più piccoli, dai più giovani soprattutto, alle persone più adulte, stiamo sempre oramai integrando le informazioni che riceviamo parlando con le persone dalle informazioni che cerchiamo su web. E questo si fa col fatto di wireless più o meno sempre presenti, contratti telefonici che oramai ci danno giga a disposizione quasi regalati, e il fatto che quasi tutti noi abbiamo comunque uno smartphone più o meno potente o un tablet. Questo non lo dico solo io, se aspettiamo i dati del 2013, perché comunque ecco quello, noi siamo sempre connessi, e quindi tutto quello che facciamo, cerchiamo un negozio, andiamo a vedere magari dopo cosa si dice su internet, cerchiamo un ristorante, prima lo andiamo a vedere le recensioni su TripAdvisor. Per le vacanze non ne parliamo, che oramai si guardano, leggiamo i diari di viaggi scritti da blogger o da altri prima di scegliere le nostre vacanze. Quindi le informazioni che facciamo le andiamo sempre più a condividere con nel web e soprattutto sui social network. Un dato interessante, dico aspettiamo di vedere quelli del 2013, è che nel 2012 sono stati venduti praticamente quasi solamente smartphone e tablet. Infatti, cioè, io immagino il vostro ultimo acquisto, non so, chi è l'ultimo che ha comprato un PC fisso? Quest'anno, chi ha comprato uno smartphone ha rinnovato il cellulare, oppure ci pensa per Natale, ok, timidamente però me lo confermate, poi è uscito pure l'iPhone 5S, quindi è ovvio quindi che la maggior parte delle persone, anche per costi comunque non così elevati, forse a parte l'iPhone 5S, hanno più dispositivi, device di mobile, quindi diciamo senza fili, piuttosto che il vecchio computer tower, quello di qualche anno fa. E accanto a questi social network hanno dei numeri che sono impressionanti. Ovviamente forse il numero più conosciuto è quello di Facebook. Questa è una delle mappe di Vincos, uno dei studiosi italiani principali di social network, aggiornata a giugno, poi sono... È un mondo talmente in evoluzione che di mese in mese cambia in maniera sconvolgente. Non so se leggete sotto, però vedete una predominanza di blu, che è ovviamente il nostro caro amico Zuckerberg, che ha avuto un'ottima idea qualche anno fa, e ora il social network con più utenti al mondo è Facebook, però non è ancora così, ci sono delle aree che ancora non sono dominate social network, e ci sono dei mercati che da quanto capito anche qui in fiera interessano particolarmente, che vedete di altri colori. Ovviamente per caratteristiche linguistiche, per caratteristiche anche politiche, ma anche culturali, ci sono alcuni social network che in alcuni paesi, che sono molto interessanti, come la Cina e la Russia, che hanno altri tipi di social network, con altre caratteristiche e altri linguaggi. Ecco quindi, come diceva inizialmente Emiliano, non tutti i social vanno bene per tutti i mercati, quindi bisogna capire dove si vuole andare e cosa si vuole fare. Questa è una data storica dell'anno scorso, ne hanno parlato tutti i media, non so se l'avete appunto sentita, che Facebook l'anno scorso a ottobre ha raggiunto il 1 miliardo di iscritti. Se pensate appunto che siamo 6 miliardi nel mondo, comincia a essere una fetta di mercato sicuramente interessante, e sono numeri che da un anno sono ancora cresciuti.
è impressionante anche vedere come in pochi anni, magari tutte le aziende potessero crescere così, questo social network è cresciuto. Stiamo parlando ovviamente di tempi veramente ristretti, ma con una penetrazione del mercato che è impressionante. E ancora nel 2013 il social continua a crescere, ovvio con dei tassi più bassi rispetto agli altri anni, ma comunque non è ancora in una fase di stallo. Qui è interessante anche vedere come Facebook sta crescendo in alcuni paesi. La Russia, se vi ricordate, nella immagine di prima era colorata in maniera diversa, aveva un altro social network, anche se lì sta prendendo piede, magari probabilmente Facebook non è il social più adatto. Ci sono però due paesi che sicuramente sono interessanti a livello economico, a livello di numeri, di popolazione, che hanno delle crescite interessanti, che sono ad esempio l'India e il Brasile. E io vi confermo che il Brasile, ho avuto modo di fare delle comunicazioni, recepisce in maniera molto positiva e con dei costi bassi la comunicazione che viene fatta, quindi ecco, sicuramente Facebook è un social che è interessantissimo per andare in quel tipo di mercato. Ovviamente si parla di Facebook, ma non c'è solo Facebook. Che altri social conoscete, così facciamo qualcosa più su che altri social siete iscritti? Twitter? Poi? Pinterest? Conoscete Pinterest come molto femminile, quindi forse più, infatti più le donne mi stanno rispondendo. Instagram lo conoscete come social? Bravi. Ovviamente ci sono tantissimi social network e ognuno ha una caratteristica particolare. Ecco che il marketing mix anche dei social all'estero va studiato e va integrato alle proprie strategie di marketing. Twitter è un social molto interessante, anche qui non sono i numeri di Facebook ancora, però sono numeri sicuramente interessanti. Twitter ha 500 milioni di utenti al mondo, questo lo riconoscete? Non me l'avete nominato prima. Google Plus, dovremmo parlarne altri 40 minuti per capire come social e che caratteristiche ha. Sicuramente essendo Google va preso in considerazione, anche perché i contenuti su Google Plus non servono tanto a socializzare, ma servono soprattutto per l'indicizzazione dei nostri contenuti, e quindi è ovvio che è un social che diventa interessantissimo da questo punto di vista, visto che le informazioni vengono cercate principalmente attraverso Google. LinkedIn è uno strumento social interessantissimo perché è il social business per eccellenza, quindi come diceva Emiliano all'inizio è interessante per alcuni tipi di relazioni, cosa che Facebook non mi permette di fare. Ha dei numeri ristretti, però sono numeri targettizzati e quindi è la cosa che mi interessa di più. Questa è Instagram, che è un social fotografico, non so se conoscete, c'è una community molto attiva, di cui anch'io faccio parte, di utilizzatori di Instagram, e per chi ha prodotti visivi, chi deve promuovere il territorio, chi ha un prodotto che va venduto, un servizio già più difficile, però ovviamente chi ha un prodotto visivo, abbigliamento, cibo, riesce a superare i confini nazionali con una facilità estrema. Pinterest è quello che la ragazza giù in fondo prima nominava, è un altro social fotografico, adesso non stiamo qui a raccontarli tutti, però ce ne sono ovviamente altri, non ho messo YouTube, che è un altro ovviamente potentissimo per la promozione dei propri contenuti. Quindi il mondo dei social network è in continua evoluzione, probabilmente se ci rincontriamo qui fra un mese quelle cifre sono cambiate, è possibile che ci siano dei, come nel bollettino, nella borsa, qualche social sia andato più su e altri siano invece decaduti. È cambiato anche il modo, lo sottolineava in maniera molto interessante Emiliano all'inizio, di come è cambiata l'informazione, nel senso che prima noi come azienda come eravamo abituati a comunicare? Noi facciamo da tanti anni comunicazione, la nostra bella brochure in cui avevamo testi scritti in italiano bene, in altre lingue dipende da chi ce li traduceva. Ora l'informazione che viaggia non è semplicemente quella istituzionale, quella che dicono gli enti, che dicono le istituzioni, i politici, le aziende, ma l'informazione che viaggia sul web è fatta da tutti, è fatta anzi soprattutto dagli utenti che partecipano, e quindi in queste conversazioni generali più o meno di livello, a volte di livello basso, molte altre volte di livello interessante, si generano i contenuti che ci permettono di fare le scelte anche tutti i giorni, ma anche di acquisto, perché in queste conversazioni noi comunque parliamo di aziende, parliamo di brand e parliamo di prodotti, e questo lo facciamo in tutto il mondo. Quindi noi come aziende, volenti o nolenti, i consumatori in tutto il mondo, diverso che parlino di noi magari tutti, comunque parlano di noi, e sta a noi capire come entrare in queste conversazioni.
L'altro aspetto interessante è che le decisioni d'acquisto sono sempre più influenzate dal web. Ci sono ovviamente alcuni prodotti come i viaggi, dove il web oramai è diventato l'attore principale per capire dove andare in vacanza e come usufruire di quella vacanza. Ma ci sono tantissimi altri settori che sono influenzati dal web. Adesso forse è un po' piccolino, non so se riuscite a leggere. Avevo trovato questo interessante dato della ricerca Nielsen che guardava a livello mondiale di quali sono i prodotti che vengono maggiormente influenzati dal web. E vedete che comunque diverse categorie sono comunque hanno una forte influenza di quello che si dice in rete. Aspetto che fa la foto. Ok. Quindi, andando un pochino più veloce, in tutto questo discorso, dove sappiamo che sempre più persone, comprese noi, ma anche ovviamente in tanti paesi che ci possono interessare, passano tantissimo tempo sui social network, si comunica, si parla sui social network, come possono essermi utili i social a me, azienda italiana che voglio andare all'estero? È questo che proveremo a vedere. Innanzitutto mi serve per informarsi. Andare a essere presente sui social all'estero mi permette di avere, ovviamente con un ascolto selettivo, tante informazioni che io possa avere sui mercati esteri. Ovviamente ognuno ha un mercato di riferimento, quindi potrebbe essere business to business o consumer, quindi dipende ovviamente da... uno deve essere anche attento ad ascoltare le conversazioni che sono più interessanti del proprio settore. Però si riesce proprio a capire che cosa si dice in un certo paese del proprio settore. Ci permette anche di testare il nostro prodotto e servizio, nel senso che vedere quali tipi di immagine vanno di più, che tipo di colore, adesso questo potrebbe essere magari per un prodotto fisico, andare a capire invece che tipo di relazioni commerciali ci sono. Ovviamente sui social network, sapendoli leggere, sapendoli anche capire quali sono le dinamiche, noi riusciamo a capire tante cose dei paesi dove vogliamo andare, anche a far delle prove se i nostri prodotti o servizi possono essere interessanti. E ci permette, e questa è la cosa fondamentale dei social, perché si chiamano appunto elementi sociali, di creare relazioni. Quelle relazioni che prima si facevano, come si stanno facendo adesso in fiera, o comunque si fanno con andando, conoscendo le persone, non è che non ci sono più, anzi, ci sono lo stesso, però molti di questi contatti si riescono a stringere o comunque ad avere anche, essendo in parti del mondo completamente diverse e anche lontane. Ovviamente non basta aprire un account Facebook o avere una pagina LinkedIn per dire ok, sono internazionalizzato, magari. Serve comunque, visto che si sta all'estero e come diceva, essendo questo approccio più relazionale e quindi più vicino, molto spesso la lingua inglese potrebbe non essere sufficiente. E quindi, ok, diventa una prerogativa quasi indispensabile almeno avere la lingua inglese, però in alcuni mercati di interesse bisogna parlare la lingua, perché appunto è un social della terra in cui noi stiamo andando. L'uso efficace delle lingue straniere, poi qui magari Emiliano poi ci ritorniamo, non è solamente gli aspetti tecnici e fare una traduzione che sia corretta, questo è il minimo, ma è anche capire come poter tradurre e portare alcuni concetti in maniera interessante, cioè che sia propria del luogo, che è qualcosa di più di parlare correttamente una lingua, ma è sapere, diciamo, passami il termine un po', interpretare secondo gli usi e i costumi del luogo. Non so se vuoi qui, così facciamo solo me. Scusate, così ogni tanto intervengo anch'io, vista la posizione, però questa slide è particolarmente interessante perché ci fa capire quali sono le lingue che possiamo scegliere per posizionarci in internet, perché anche senza arrivare ai social, partendo dal proprio sito internet, che in questo momento è la cosa su cui tutti stiamo cercando di puntare con differenti soluzioni, diventa importante e strategico decidere la lingua. Di solito la lingua si sceglie perché anche all'interno del segmento delle traduzioni si parla di lingua standard, quelle lingue dei paesi europei un pochino più diffuse come l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo. In questo caso invece parliamo di quote di mercato. Io voglio ottenere più possibile visibilità, quindi quote di mercato uguale visibilità uguale potenziali clienti, andando a utilizzare lingue come sicuramente l'inglese, ma subito dopo abbiamo il cinese, il giapponese, la Germania e di nuovo il Regno Unito, quindi con l'inglese. Abbiamo in basso il riferimento, che purtroppo è scritto molto piccolino, dell'Italia. L'Italia ha una percentuale globale del 2%, 2,3%, mentre
La penetrazione internet, cioè internet è molto diffuso perché è circa il 60%. In questa statistica qui, per non essere molto noiosi, non compare la lingua russa, che invece è molto importante, perché come per qualsiasi cosa, oltre a parlare di numeri, e qui mi rifaccio sempre con una frecciatina al discorso di Facebook, parliamo di qualità, perché è vero che in Russia non è così diffuso come magari in America il social network di riferimento o proprio l'utilizzo di internet, ma è anche vero che quelli che lo hanno, e parliamo comunque di un 25%, sono importantissimi a livello di potere d'acquisto. Quindi in questo caso, se io dovessi avere un budget e decidere quali lingue utilizzare per il mio sito internet, sicuramente l'inglese deve esserci ormai, anche se siamo ancora un passo indietro su alcune situazioni. Ma andiamo a lavorare anche come lingue come il russo, il cinese e magari il tedesco. Perché è vero che il tedesco conosce l'inglese, ma non possiamo sempre demandare a qualcun altro il fatto che debba conoscere l'inglese, perché a me piacerebbe veramente verificare il mio stesso d'inglese. Ma andiamo a renderci il più possibile accattivanti e allettanti per qualcun altro. Se devono provare i nostri prodotti, conoscerci e leggerci, devono anche avere la giusta lingua con cui interfacciare. Va bene per fare delle relazioni commerciali con i business partner, va bene per fare business in generale, quindi conversazione l'inglese, ma è anche vero che quando comincio a proiettare la mia immagine, la mia comunicazione su internet, devo cominciare a ragionare e quindi a utilizzare la lingua del luogo per entrare ancora di più nello strato culturale di quelle persone. Internet ci mette a disposizione tanti possibili strumenti che sono a basso costo. A basso costo perché, se immaginiamo tutte le volte che abbiamo pensato di partecipare a una fiera, fisicamente di andare lì e quindi di affrontare un viaggio, di prenotare un albergo, magari avevamo bisogno anche di un interprete, guardiamo che abbiamo già speso una certa somma, una somma che non è paragonabile a quella che può essere utilizzata cominciando a lavorare con i network. Sicuramente con i social network abbiamo anche delle risposte più concrete, siamo molto più visibili e siamo sicuramente capaci di correggere immediatamente la rotta, mentre se io mi accorgo di aver partecipato a una fiera in un certo stato e la fiera era sì di settore, ma i miei prodotti che io ho portato con me o i servizi che ho portato con me non erano maturi, non erano tarati correttamente per quel settore, ho fatto solo una gita. Invece, se noi adottiamo addirittura, quindi non vogliamo dire la fiera è sbagliata o la fiera è giusta, questo può essere un punto d'inizio, così come una situazione complementare anche al fatto che io vado in fiera e che magari il mio evento in fiera, prima di andare in fiera, durante la fiera e dopo la fiera, lo rilancio e lo gestisco attraverso i social, quindi trasmetto un modo di comunicare completamente diverso. Posso essere d'accordo, posso non essere d'accordo, ma i numeri ormai la fanno da padrone. Quindi la tendenza è questa, è quella di essere comodamente a casa e di effettuare scelte importanti su dove comprare e cosa comprare. Siccome poi la platea è molto trasversale sui mercati in questo momento, noi abbiamo provato a trovare un filo comune tra i partecipanti al workshop. In realtà abbiamo persone che provengono dal settore food, non food, aziende piccole, medie, grandi, per cui ci vuole un approccio personale con ciascuno di voi. Si può dire che in alcuni casi siano molto complementari i social network, soprattutto per chi ha un prodotto che va direttamente ai consumatori finali e che quindi è abituato a ragionare ancora in termini di posizionamento, magari con degli spot televisivi piuttosto che con azioni all'interno della grande distribuzione. In questo caso invece può essere come complemento, risparmiamo un po' di budget dal palinsesto, dai media classici e andiamo ad utilizzarlo per avere una risposta immediata da parte poi dei nostri consumatori. Naturalmente abbiamo dei social network che ci permettono di avere anche dei business partner, dei rivenditori, dei dealer. Proprio mentre eravamo in fiera io ho ricevuto un'email da parte di una struttura bancaria che attraverso LinkedIn, per la forza che ha LinkedIn, ha raggiunto direttamente me sulla mia email diretta e personale con una, chiamiamola promozione, calibrata esattamente per il mio profilo.
perché attraverso LinkedIn, cosa che su Facebook non è possibile fare, mentre si può sapere quanti anni hai, non si può sapere che lavoro fai in maniera così specifica, se sei un decision maker, se sei una persona che all'interno della tua azienda sei un buyer o sei un dealer o sei un direttore della comunicazione o del marketing. In questo caso è arrivata a me perché era indirizzata a me. A me piacerebbe tantissimo avere uno strumento così chirurgico che mi permette di arrivare dove voglio andare. Naturalmente poi ci devo arrivare con un prodotto che è tarato per quel target, cioè per quelle persone a cui lo volevo far vedere. In questo caso tutti i social network sono potenzialmente interessanti, ma da qualcuno dobbiamo cominciare. Ed è possibile farlo analizzando le singole aziende, le singole necessità. Sicuramente tutti i nuovi paesi come il Brasile, la Cina, adesso anche che la censura è meno stringente, possono essere facilmente penetrati attraverso i social. Ma bisogna sapere anche che il nostro eBay, magari qualcuno di voi lo conoscerà sicuramente eBay per compravendita di usato, di nuovo, il nostro eBay in Cina non è così utilizzato. Loro hanno una struttura completamente diversa, anche un approccio diverso alla vendita. Queste cose vengono fuori dall'utilizzo proprio di internet nella sua forma migliore. Per quello parliamo di web 3.0, parliamo di una cosa diversa che coinvolge la nostra realtà quotidiana. Vi passo la parola alla mia collega. Questi sono molto carini come esempio, ho messo anche un pochino per appunto l'importanza della lingua, quindi di traduzioni che vengono fatte molto spesso con lo strumento che tutti conosciamo e che utilizziamo, alzi la mano che non hai mai utilizzato Google Translate, mai. Comunque diciamo che traduzioni fatte un pochino a braccio possono portare, o comunque non conoscenza proprio del perfetta degli usi e costumi, anche a delle traduzioni abbastanza simpatiche in alcuni casi, ma in alcuni casi anche drammatiche per il contenuto che viene detto. So, quindi, appunto. Anche questa è la storia di un acquisto fatto online dove non si conosceva bene l'utilizzo delle taglie e e di come venivano considerate le misure in un paese estero, e quindi la pantofolina che il ragazzo si è comprata era leggermente grande, utile come letto, però non so dopo se l'ha utilizzata per altri scopi. So, questi sono appunto degli esempi simpatici. Poi vi faccio vedere anche degli esempi cosiddetti fail, cioè degli errori, dei fallimenti che possono avvenire sui social network, che ci capitano, cioè succedono purtroppo a tante aziende anche importantissime. Anche questa non so se riuscite a leggere, di alcuni appunto traduzioni fatte così un pochino alla leggera, e anche dello smarrimento che possono portare. Quindi qui c'è il problema dell'inclinazione, che sappiamo tutti che è un problema drammatico in Italia, cioè, quindi di questa traduzione fatta male appunto per il problema cos'era dell'acqua. Quindi come pianificare, una volta adesso che abbiamo fatto questo discorso, come possono essere utili i social network? Bisogna conoscere il nostro cliente, questo sempre, quindi come fatto in Italia, va fatto soprattutto all'estero, per sviluppare prodotti e servizi che possono essere realmente competitivi. E per fare questo i social network devono essere utilizzati in maniera strategica. Io quello che dico sempre, non è anche per utilizzarli veramente, anche per la pizzeria che deve fare il suo raggio d'azione, è veramente la città. I social network vanno utilizzati come degli strumenti, non sono fini a se stessi, ma se vengono utilizzati per capire, per aiutarci a raggiungere quello che è il nostro obiettivo, ma qui ritorniamo proprio al marketing puro, sapere qual è l'obiettivo, fare una strategia e capire quali strumenti possiamo utilizzare. Ecco che abbiamo degli strumenti che sono potentissimi, che sono i social network, in questo caso sono veramente utili. Ma come li posso utilizzare io nella mia azienda? Molto probabilmente sarà diverso da come li utilizza... Beh no, noi ce l'abbiamo quasi simile, Emiliano. Come li può utilizzare un altro tipo di azienda? Perché ognuno deve capire come, in la maniera, sia quale social, sia il modo con cui viene utilizzato e il pubblico a cui si vuole rivolgere, che significa un linguaggio diverso, una comunicazione diversa e un modo di approccio che può essere diverso. Qui ritorniamo al LinkedIn, non so... Oramai sta diventando quasi imprescindibile essere su, forse solo Marchionne potrebbe non essere su LinkedIn, però diciamo che per tutti, per gli imprenditori e aziende, essere su LinkedIn diventa un qualcosa quasi imprescindibile. Non so se siete già segnati, avete la vostra azienda, già c'è?
avete visto come è cambiato poi, anche LinkedIn sta diventando... Ah, se fino all'anno scorso poi magari gli inviti a essere iscritti al link vi saranno arrivati anche 5 anni fa e ancora vi continuano ad arrivare, però uno che faceva, andava su LinkedIn, metteva 3-4 cose del proprio curriculum e poi LinkedIn era morto. E ogni tanto vengono le mail che ti ricordano che sei iscritto a quel social. Non è semplicemente questo, LinkedIn sta diventando sempre più un social network, quindi significa essere social significa produrre dei contenuti, interagire e creare relazioni, sapere come vanno fatti e in che modo vanno fatti, con una logica completamente diversa da quella che è di Facebook, ovviamente ci permette di arrivare a dei risultati. Essendo in un social business, quindi dove io so come siamo qui oggi in fiera, che oggi noi facciamo incontri di lavoro, io ho incontri di business per cercare partner, per cercare anche nuovi fornitori, nuovi clienti, la stessa cosa avviene su LinkedIn. E ecco perché quello è il luogo altamente referenziato dove noi possiamo creare relazioni, cosa che su Facebook non si fa in maniera diversa, non dico che non si fa, ma fatto in una maniera assolutamente diversa, perché noi su Facebook è il nostro modo dove noi siamo per stare con gli amici, perché infatti è faccia libro, noi abbiamo gli amici, non abbiamo collegamenti, che poi il concetto di amicizia su Facebook si potrebbe aprire un trattato sociologico, ma non è questo il momento. Però dove noi lo usiamo per divertirci, per stare, per parlare di quello che facciamo in maniera molto più leggera. Su LinkedIn il discorso è un altro, ecco perché diventa molto interessante. Questi sono alcuni dati di LinkedIn e è ovviamente una penetrazione molto forte in Europa e negli Stati Uniti. Comunque vedete che i numeri sono interessanti, ci riesce a coprire quasi tutto il globo terrestre. Ci sono anche altri social network a livello business, però diciamo che forse LinkedIn è quello al momento più diffuso. Twitter è un altro strumento che sta sempre più crescendo e soprattutto rispetto a Facebook, che è un pochino, passatemi il termine, più frivolo, poi lo vedete anche dai contenuti che girano. Su Twitter si riesce ad essere più anche istituzionali, quindi utilizzato in una certa maniera sia nel B2B ma anche nel B2C ci permette anche lì di costruire delle relazioni interessanti. Fatto sta che tutti i grandi big sono su Twitter. Poi dico questo, che l'account Twitter più seguito è quello di Justin Bieber, però se non... non so se lo conoscete, il cantante ragazzino che avrà 20 anni, però ovviamente a parte lui che è il caso più eclatante, ci sono dei più grandi, quindi Obama è famosissima, la sua campagna che è stata giocata, poi qui non l'ho messo, sai, quando facciamo delle lezioni la metto sempre, uno dei tweet più ritwittati al mondo è stato l'abbraccio con la moglie, che poi non è stato proprio fatto subito dopo l'elezione, in cui lui diceva per 4 anni ancora, non so se ce l'avete presente, lui che abbraccia la moglie, e è stato uno dei tweet più famosi e quindi ha rappresentato proprio un momento storico. Io mi immagino che fra tanti anni, anche sui libri di storia, molto probabilmente per raccontare un evento, un fatto storico, si utilizzerà anche la comunicazione che viene su Twitter. Anche qui i numeri sono interessanti, soprattutto l'attività che viene fatta, i tweet che vengono mandati ogni giorno. E poi abbiamo i cosiddetti social di relazione come Facebook, che la fa la padrona per raccolta di informazioni, ma è fondamentale per capire gusti e tendenze e poi da capire qual è il social network che ci può interessare per il nostro paese. Adesso qui ovviamente andiamo, è semplicemente una panoramica probabilmente di cose che magari di alcuni social già sapete, è ovvio che ognuno ha delle peculiarità che poi va vista in una precisa strategia d'azione. Quali sono le conclusioni? Che i social network di questo incontro, che i social network ci permettono di avvicinarsi ai mercati lontani, ma allo stesso tempo ci permettono anche proprio ai consumatori di essere più vicini alla nostra realtà. Poi vi farò vedere dei casi dove di errori, di fail, però dove appunto i clienti si sentono tanto partecipi dell'azienda, e questo è un bene, ma questo patrimonio immenso che uno riesce a costruirsi va gestito con immensa cautela. Ecco perché i social network non ci devono essere dei professionisti o comunque delle persone formate a saperli utilizzare. Ops. I costi, come vi dicevo, sono ridotti rispetto alla... non so se qualcuno di voi fa pubblicità in TV o pubblicità stampa, avete... budget comunque sono interessanti, potete togliere anche tranquillamente uno zero da quei budget solitamente, quindi diciamo che sono più accessibili.
e ovviamente permettono sempre non di sostituire quello che si fa normalmente, sarebbe assurdo dirlo a livello di marketing, a livello commerciale, ma dovete sempre considerarli come dei potenti alleati che vi possono aiutare a fare quello che fate normalmente. Quindi non sono operazioni staccate, cioè il ragazzo, c'è mio figlio che mi segue Facebook, non è l'approccio corretto, cioè è sempre qualcosa che deve essere profondamente legato a quello che fa l'azienda. Io qui non so chi ha, allora, chi gestisce una pagina Facebook della propria azienda? Le guardate mai gli insight, le statistiche? Avete visto che sono cambiate un po' negli ultimi tempi? Anche l'altro giorno ha fatto la spostate, vabbè, ogni giorno apri Facebook e c'è una novità. Io vi ho portato le statistiche di una pagina di un cliente che seguo che lavora molto all'estero. Si vede poco, ha un cliente della mia zona, lavora intanto. Non so se riuscite a vedere, Facebook vi dice anche chi sono i vostri fan. Vi dice non solo da che paese vengono, ma anche da quale città. Ora, questo tipo di... vedete che ha un... il Brasile è il paese più numeroso e ne ha anche altri. Ovviamente tutto questo non è nato per caso. Alcuni sono arrivati in maniera anche casuale e è normale che sia così. Ma avere una composizione di quel tipo di pubblico che rispecchia quello che sono le loro quote di mercato all'estero è stato frutto di una scelta consapevole con azioni mirate per avere quel tipo di pubblico. Se andate nella colonna di fianco sotto le città vedrete che ci sono città anche magari un po' tipo in Bulgaria. Il cliente in Bulgaria è presente ma solamente un punto vendita proprio in quella città. Ovviamente la comunicazione è stata mirata, e questo mi permette di farlo, ovviamente solo dove il cliente ha il punto vendita. Ecco perché è molto strategico e soprattutto è molto mirato, con degli investimenti che veramente sono molto molto interessanti per quanto sono e per la loro il rapporto tra l'efficacia e il costo che sia. La cosa è di non far l'errore di pensare che siano semplici o banali, né come strumenti né nella loro gestione, perché fare degli errori capita, un giorno forse capiterà, capita spessissimo, e a volte gli errori che si fanno ha più, soprattutto uno ha una bella rete, più poi gli errori che si fanno hanno un eco impensabile rispetto a quello che poteva essere prima. Ovviamente va dedicato un piano editoriale, questo noi ci puntiamo tantissimo. Le cose non vanno scritte oggi che scrivo su Facebook, ma devo saperlo perché i contenuti che vado a mettere giorno per giorno, sia a livello business che a livello consumer, vanno prima studiati e sono ovviamente i nostri alleati per quello che noi vogliamo far passare di comunicazione. E ovviamente l'aspetto linguistico va curato, quello che vi dicevo, soprattutto quando noi andiamo a creare una relazione così vicina, così intima, cioè, passatemi questo termine, comunque così amichevole con il nostro consumatore. Ecco perché ovviamente ci sono dei professionisti, c'è addirittura la figura del social media manager all'interno delle aziende o all'esterno che se ne occupa, o comunque avere delle persone formate a capire come e cosa comunicare sui social. Questo è un altro aspetto molto interessante, non so se poi vuoi tu, in cui ogni social ha associato una lingua. Scusate, così la leggiamo perché mi sa che si vede male un po' dal fondo, vero? Abbiamo cercato di raccogliere per social network le lingue che vengono utilizzate di più, cioè qual è l'utenza e che lingue parla. Questo per farvi capire che molto spesso se si decide di approcciare un'attività di questo tipo è opportuno cominciare a pensare a farlo anche utilizzando qualche lingua. Magari all'interno della nostra stessa azienda abbiamo qualche collaboratore che almeno a livello di social ci può aiutare con le lingue o dei dealer o dei business partner in questo senso. Su Facebook, per esempio, la fa da padrona, sull'estrema sinistra della colonna di Facebook, la fa da padrona la lingua americana o comunque l'inglese. Dopodiché partiamo subito con il Brasile. Il Brasile è un attento frequentatore, utilizzatore di, in questo caso, di Facebook, e abbiamo l'utilizzo della lingua brasiliana o portoghese brasiliano, che dir si voglia, seguito dall'India, che magari non ci saremmo aspettato, immaginando l'Europa, immaginando le parti del mondo, e per ultimo il Messico. Quindi in questo caso abbiamo delle tipologie linguistiche molto numerose su cui è interessante ragionare. Facciamo presente anche che qualche operatore telefonico famoso con cui abbiamo collaborato come TIM e Wind hanno cominciato a fare campagne linguistiche sul territorio italiano, perché l'utenza del territorio italiano come consumatori finali è pregnata anche da comunità straniere
che vivono un livello di separazione proprio per la lingua. Facendo una campagna pubblicitaria specifica nella lingua straniera che risultava più interessante, hanno ottenuto tantissimo successo in termini di vendite, in termini di posizionamento di mercato. Questo abbiamo cominciato a utilizzarlo anche per aziende più piccole che hanno una tipologia di prodotto che possa essere venduta anche in Italia a utenze straniere. Twitter, Google, LinkedIn hanno sempre come principale lingua di utilizzo l'inglese, l'inglese americano in questo caso, e tutte quante sono seguite in posizioni alternate dal Brasile o dall'India. Quindi l'India è un mercato emergente che lavora moltissimo sul web, vive e acquista tramite il web. E poi, come vedete, per quanto riguarda Twitter c'è una sorpresa, che è il giapponese. Il giapponese su Twitter è al terzo posto, quindi anche questa è una lingua e un mercato molto interessanti, che possono essere approcciati non con Facebook, dove magari il giapponese dovremmo andare a vedere dove è finito, ma Twitter in questo caso è uno strumento più interessante per la loro cultura, perché qua parliamo proprio di cultura di quel popolo, di quella nazione. Ed ecco qui la slide successiva. Attenzione ai contenuti e ai modi con cui vengono espressi. E ripasso la parola a Nadia. Abbiamo concluso. Questa è la parte un pochino più divertente, perché poi i fail, cioè appunto il fallimento, ve l'ho messo proprio con l'hashtag, perché se il tag è il cancelletto, perché se li cercate su Twitter, anzi addirittura sono gli epic fail, cioè i fallimenti epocali che vengono trovati appena qualcuno sbaglia qualcosa, e succede praticamente quasi tutti i giorni. Succede già quando uno parla in italiano a un pubblico italiano. Avere un piccolo fraintendimento su un tweet che è così veloce, che è così una comunicazione che è così estemporanea, può capitare, e a volte le conseguenze sono molto più drammatiche che a volte sbagliare un prodotto. Il bello e il brutto ai social è sempre questo, è questo, che si è molto esposti, si raggiunge un ampio pubblico, ma appena si fanno dei passi falsi, questo pubblico non è molto clemente con te a volte. Vi ho portato un esempio di The Zenith. Esempio femminile. Hanno festeggiato il milionesimo fan e hanno scritto: grazie alla nostra milionesima fan ti regaliamo, non so che gli volevano regalare, e le 999 fan di millesimi fan di The Zenith si sono arrabbiate come delle bisce, perché noi vi seguiamo da una vita, infatti sento se leggete sotto i... Vi seguiamo da una vita, come a lei, perché arriva un po' come il figlio il prodigo, cioè a lei che è arrivata per ultimo gli regalate questa cosa, e noi che vi seguiamo da tanto tempo non ci regalate niente. E è successo un finimondo, thread su thread, cioè gente che ha scritto incavolata, e recuperare una situazione di questo tipo, che è banale, pensate, no? Non è, cioè non hanno fatto niente di così eclatante. È una situazione che va gestita. Fece una cosa molto più interessante invece Kiko, che al milionesimo, parliamo tutte cose femminili, al milionesimo fan, a tutte quanti che erano iscritte regalò uno smaltino colorato, e questa cosa venne molto apprezzata dalle loro fan. Quindi ecco, fan che seguono tantissimo un brand, che diventano portavoci di questo brand, appena si sentono tradite poi si scatenano, un po' come si scatena tra moglie e marito quando succedono queste cose. Questa è un'altra cosa che è successa all'IKEA, quindi i marchi che sui social vanno tantissimo. L'IKEA fece questa cosa su web, che era integrazione, di fare questo piccolo muro tipo cellette di api, in cui chiedeva di dire: noi l'IKEA è un brand che cresce anche grazie ovviamente a voi utenti. E se prima gli utenti scrivevano cose carine, questa è una cosa che era successa, se non sbaglio, a Parma, dove volevano ridimensionare uno stabilimento, e quindi personale arrabbiato per la questione di chiusure e possibili licenziamenti, hanno cominciato a capire che c'era questo strumento di comunicazione, e in poco tempo quelle cellette si sono, invece di dire quanto siete belli, che è il mobile la mia vita, sono diventati degli strumenti ovviamente negativi per l'azienda, in cui l'azienda comunicava in maniera sbagliata, cioè era amplificatore delle problematiche che venivano ai loro utenti. Io ho portato alcuni esempi, ma ce ne sono tantissimi in tutto il mondo. Quindi il caso eclatante fu di qualche mese fa di Barilla, che fece vi ricordate, lì sui social network si scatenò discussioni epocali, poi anche sulla loro pagina intervennero per cercare di capire. Quindi è ovvio che si è esposti, questo è molto bello, però
ovviamente come nelle amicizie, bisogna poi saper trattare e comunque discutere con i propri fan, i propri utenti. Ecco perché non basta aprire degli account e scrivere, diciamo, nella lingua che noi pensiamo che parli, ma bisogna poi entrare in relazione con essi, quindi con i nostri utenti. E ecco perché ritorno sempre che la strategia è quella che è fondamentale. I social sono solamente gli strumenti che ci possono servire, ma se non abbiamo una strategia possono servire a poco. Grazie. E da AdMark e da Verto Group noi vi ringraziamo. Se poi avete delle domande siamo qui, oppure al banchetto due file più in là. B12.